Partiamo dalla grande vittoria del Napoli. Napoli ha fatto un grandissimo secondo tempo contro una squadra molto forte, una grande maturità come la Fiorentina. Io sin dall'inizio ho pensato che Sarri potesse essere l'allenatore buono per questa stagione. C'è un equilibrio, lui sta dando carattere, sta dando gioco, motivazioni, la squadra gioca bene, veramente un bel Napoli. Il resto non mi sento di commentare lo striscione, perché francamente non è questo il tema. Invece credo che noi nei prossimi giorni dobbiamo fare un grande lavoro. Dobbiamo fare un grande lavoro anche di chiarezza. Primo, per portare a casa venerdì in consiglio comunale quello che è il passaggio più delicato, e soprattutto inserire delle novità. Siccome leggo tante cose in questi giorni, è opportuno che io esprima qual è la posizione del sindaco. Innanzitutto vorrei ricordare che in questi 3 anni, siccome sento anche moralisti dell'ultima ora che pure si agitano in questi giorni, noi abbiamo fatto una cosa molto importante d'intesa col Calcio Napoli, ma fortemente voluta da noi come assessorato alla scuola e assessorato alle politiche sociali e allo sport, cioè che ogni volta che il Napoli gioca in casa ci sono centinaia di bambini, e sempre più anche diversamente abili, che vanno allo stadio anche con procedure completamente trasparenti grazie all'assessorato all'istruzione, e questo noi lo vogliamo rafforzare in convenzione. Sono state approvate anche delle decisioni che andremo a rafforzare in convenzione, ad esempio sulle partite da realizzare allo stadio, il cui incassi possono andare per la manutenzione degli impianti sportivi della nostra città. Abbiamo ottenuto il rafforzamento del trasporto pubblico serale dopo le partite, che sono temi particolarmente sentiti. La possibilità di utilizzare lo stadio sempre di più anche per partite appunto di beneficenza e per altre attività, e questo sarà il lavoro che noi andremo a fare il venerdì. Poi io voglio esprimere, siccome l'ho detto anche l'altra volta, ma voglio essere più chiaro, in consiglio, appellandomi anche al senso di responsabilità dei consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, l'altro giorno ci sono stati dei momenti interessanti, perché ripeto, su alcuni temi sono stati emendamenti anche significativi, ci sono stati altri momenti francamente dai quali non fanno onore al consesso, diciamo, che il singolo rappresentante del popolo deve rappresentare. Non mi sfugge anche, e perciò volevo anche dire qualche parola sul fatto che vedo alzarsi in campagna elettorale i moralisti della campagna elettorale che additano ad altri quelli che loro hanno sempre fatto. Io invece mi tengo completamente lontano da questo. Cioè, io penso che nella nuova convenzione non deve assolutamente essere ipotizzabile l'idea che chiunque rappresenti un'autorità possa trasferire il proprio biglietto ad altre persone. Poi c'è il tema sul quale sarebbe anche interessante aprire un dibattito. Vogliamo eliminare la tribuna autorità? Cioè che è quel luogo in cui vanno le persone invitate dalla società Calcio Napoli, come è prevista dalla convenzione. Bene, allora però facciamo un discorso che valga per tutti, perché nelle autorità ovviamente ci sono i prefetti, i comandanti provinciali dell'arma, i questori, i procuratori della Repubblica, i consiglieri comunali, i presidenti di municipalità, ma ci stanno tutti. Io che sono uno che dalle istituzioni e dalle autorità nella vita ha preso solo mazzate, però lo trovo un argomento, francamente non è qui che si annida la mala politica. Semmai ci può stare qualcosa non sempre di chiaro se l'autorità trasferisce l'autorità ad altre persone. Quindi io sarei per fare un discorso di questa portata. Nella convenzione di chiarire bene che questa cosa non deve mai più esistere come magari qualche volta è stato fatto nel passato. E poi per quanto riguarda le autorità, si affida sempre, come è sempre stato, a chi gestisce lo stadio di decidere se mantenere una tribuna autorità e invitare chi vuole. Perché non ci dimentichiamo che le persone che si trovano in tribuna autorità sono invitate a sedere nella autorità e sono, per quanto mi risulta, le autorità. E questo è qualcosa che accade da quando c'è l'impero romano.
quindi perciò mi sembra un po' curioso che oggi si agitano anche argomenti in alcuni casi corretti se si vede il teatrino che c'è stato anche l'altro giorno, però io ci tenevo a esprimere la posizione del sindaco, che anche su quell'ordine del giorno, io sono su posizioni molto più avanzate su quell'ordine del giorno, quell'ordine del giorno non è affatto chiaro, è molto ambiguo e poi l'ordine del giorno, come dire, è una specie di, non di raccomandazione, ma non è vincolante. Io invece oggi esprimo la posizione del sindaco. La posizione del sindaco nella convenzione che andremo a fare non è più ammissibile che ci siano biglietti circolari, cioè come dire in bianco, che uno può sostanzialmente dare qualora decide di non andare allo stadio. Quindi arriva una modifica di delibera da giunta o sarà, come dire, questo lo andiamo a regolamentare in convenzione? No, allora noi dobbiamo venerdì. Allora, venerdì noi venerdì ci presenteremo con una serie di proposte nostre, anche in forma di emendamento, cioè credo che faremo un emendamento che raccoglie le parti buone, diciamo, del dibattito, perché poi c'è stato anche molto ostruzionismo e molto francamente cose che sinceramente dalle quali io prendo assolutamente le distanze. Ci sono invece delle cose interessanti, noi cercheremo di fare un emendamento nel quale raccogliere tutta la maggioranza e se è possibile anche contributi che vengono dall'altra parte e poi immediatamente dopo andare a mettere in convenzione questi punti in modo che sia più chiaro, in modo che sia più chiaro alcuni passaggi che in questi anni francamente ereditati dalla vecchia convenzione, perché se siamo arrivati a questa, diciamo, situazione poco chiara è perché c'era una convenzione che evidentemente dava adito a tante cose.